Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Titolo del video. Che cosa vogliono le donne? Punto di domanda. Questa grande domanda tormentò Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, per tutta la vita. Egli confessò ai suoi amici, lo disse nei suoi scritti, che per tutta la vita si era posto questa domanda e non era mai stato capace di dare una risposta a questa domanda. Che cosa vogliono le donne? Ma Sigmund Freud, nonostante la sua grandezza, fondatore della psicoanalisi, non poteva rispondere a questa domanda, perché Sigmund Freud era impregnato di ideologia patriarcale da capo a piedi, da cima a fondo. Era tutto immerso Sigmund Freud nella ideologia, nella cultura, nella civiltà patriarcale. A questa domanda si può rispondere soltanto mettendosi al di fuori della dominante cultura patriarcale, soltanto mettendosi al di fuori, cercando di mettersi in quella che fu l'ideologia matriarcale, soltanto in questo modo si può rispondere alla domanda: ma che cosa vogliono le donne? Allora, vediamo che cosa vogliono le donne, ma attenzione, le donne che vivono all'interno dell'ideologia patriarcale, che è nata all'incirca 3500 anni fa, all'incirca, è nata tra il 1500, 1300, 1200 avanti Cristo, quindi 3200, 3300, 3500 anni fa all'incirca. Allora, le donne che vivono all'interno della ideologia patriarcale, sapete che cosa vogliono? Allora, permettetemi di fare l'intero percorso. Allora, la donna nasce, la bambina nasce dentro una famiglia monogamica, patriarcale, che poi i genitori facciano la separazione legale o divorzino, che si formi un'altra figlia, non cambia niente, il contesto è sempre lo stesso, famiglia monogamica, patriarcale. La bambina nasce ed è sottoposta alla, diciamo così, alla educazione, al controllo dei suoi genitori, di mamma e papà, che hanno tutti i loro problemi di mamma e papà nel contesto del matrimonio monogamico patriarcale, tutti i loro problemi. La bambina cresce e non vede l'ora di sottrarsi al controllo di mamma e papà. Oggi la situazione è un po' diversa negli ultimi 30-40 anni, perché il benessere ha allentato un pochettino le catene, le feroci catene del patriarcato, le ha allentate, però grosso modo la sostanza non cambia. La bambina cresce, diventa signorina e può liberarsi dal controllo di mamma e papà soltanto ripetendo l'errore di mamma e papà, cioè sposandosi. Sposandosi passa dal controllo di mamma e papà al controllo del marito, un controllo purtroppo destinato a essere perennemente vanificato, però formalmente c'è il controllo del marito. E poi si parlerà di scappatelle, le chiamano scappatelle. Ma quando la donna si è sposata ha fatto un passo verso la felicità. Le manca ancora la felicità vera e propria, cioè vivere libera, finalmente libera. La donna sposata vive libera soltanto quando il marito muore. Allora non ha più né il controllo di mamma e papà né il controllo del marito. Non solo, ma rimanendo vedova, perché lo Stato è misericordioso, lo Stato le tratta bene le vedove, è una donna che è stata fedele al proprio marito per tutta la vita, quando il marito muore, alla donna rimasta vedova
spetta la pensione di reversibilità. Ecco, allora a quel livello la donna ha raggiunto l'empireo, il paradiso. Non c'è donna più felice di una vedova. Però per essere vedove bisogna prima essersi sposate, perché se non ci si sposa ancora non c'è la normativa sulle coppie di fatto e via di seguito. Bisogna sposarsi e dopo la donna resta vedova, dopo è felice, perché non c'è più il controllo né di mamma e papà e neanche del marito, e tira anche la reversibile. Per cui un marito che vuole veramente bene alla propria moglie prima toglie il disturbo e meglio è. Ecco, la donna è felice quando resta vedova. La nostra società è piena di vedove che tirano anche delle belle pensioni. E come sono felici, come sono allegre, non devono più rendere conto a nessuno. A questa domanda, che cosa vogliono le donne, Freud non poteva rispondere, perché mai e poi mai Freud avrebbe potuto ammettere che una donna raggiunge la suprema felicità restando vedova. Come poteva? Egli, che era un patriarca, era portatore dell'ideologia patriarcale, fare un'ammissione così terribile. Però attenti, attenzione, lo Stato passa la pensione di reversibilità alle donne, però le donne rimaste vedove non si devono risposare, perché sennò lo Stato toglie la pensione di reversibilità. Devono restare fedeli sino alla morte al marito che sta al cimitero. Allora cosa sono costrette a fare le donne? Come hanno mentito ai mariti, per forza, facendo le loro scappatelle, le chiamano scappatelle, così devono mentire allo Stato, devono continuare a mentire, però insomma è più leggero perché lo Stato è lontano, e devono dire non si sposano. Però non possono dire che le cose belle le fanno lo stesso. Si fa, ma non si dice. La musica non cambia. Comunque la donna ha raggiunto la suprema felicità soltanto con lo Stato vedovile. Cari mariti, volete bene le vostre mogliettine? Prima ve ne andate e meglio è per tutti, per voi e per loro. Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni e a risentirci al prossimo video.